i nostri simpatici fratelli stanno per divertirsi un mondo. L'amore per lo zucchero scorre in famiglia. Dove hai preso lo Snickers? Dammene un pezzo. Beh, se vuoi posso darti una barretta. Che dolce! Sto già pregustando questa delizia. Ma non è così facile mangiare questa barretta di cioccolato. È un'edizione speciale? Una carota Snickers? Non è affatto divertente. Oh sì che lo è, dovresti vedere la tua faccia. Prendi una carota grande, ritaglia una forma di barretta, spezza il cioccolato al latte a pezzi, scioglilo. Usando un cucchiaino da tè, rivesti la barretta di carota col cioccolato e avvolgila nell'involucro dello Snickers. Fatto! Pronta per lo scherzo! Il fratello ha anche un'altra passione, le bevande in lattina, ma sembra che non abbia molta voglia di eliminare i rifiuti. Ti darò una lezione! Prendi una lattina vuota e togli la linguetta. Vicino al buco incolla gli occhi googly. Schiaccia leggermente la lattina. Prendi le graffette, piegale e incollale in questo modo. Incolla la stampa di un mini spartito sulle braccia. Posiziona il coro di lattine nel frigorifero. Il fratello apre il frigorifero come al solito. Ah, e questi chi sono? Non se lo aspettava proprio. È come se le lattine cantassero «Ripulisci!» E ora prendi due bottiglie di plastica, rimuovi il tappo, prendi un punteruolo e un accendino, riscalda la punta del punteruolo, fai piccoli fori nel tappo. Fai lo stesso con la seconda bottiglia. Prendi dell'acqua a temperatura ambiente e chiudi il tappo. Pronta per la sfida col fratello! Attacca i bersagli in nastro adesivo sulle magliette. Scegli un'arma! Giochiamo! Prendete una certa distanza e al 3, duello con l'acqua! Una battaglia lunga e umidiccia! Che vinca il fratello più asciutto! Pare che mio fratello abbia finito l'acqua! E con una definitiva spruzzata la sorella vince! Dolce vittoria! Beh, vuoi la rivincita? Di solito celebriamo una tregua nella nostra famiglia con una pizza dell'amicizia, salsiccia, mozzarella, pasta croccante, il nostro secondo amore dopo il cioccolato. Ma la pizza esaurisce rapidamente. No, ne rimane un solo pezzo. Non te lo lascerò così facilmente. Giù le mani dal mio cibo. Per scoraggiare tuo fratello fai finta di starnutire. Direttamente sulla pizza. E quello! Mangiatela pure! Proprio quello che volevo. Nessuno saprà che stavo fingendo. Buonissima! Se in famiglia tutti amano i dolcetti, prima regola, non lasciarli mai in bella vista. Altrimenti rischi di trovare solo le carte. Oh, lo sapevo! Chi ha mangiato i miei dolcetti? Ah sì? Ora dovrai seguire una dieta senza zuccheri. Prendi una busta di verdure surgelate. Tira fuori le verdure. Inserisci i tesori di cioccolato nella busta. Riponila in frigorifero. Tuo fratello affamato si avvicina alla chetichella. Ehi, dove sono i dolcetti? I broccoli sono disgustosi! Bleh! Frustrato, il fratellino torna nella stanza. Ma la sorellina adora il contenuto della busta di verdure, soprattutto se è pieno dei cioccolatini preferiti. La serratura si è rotta! Non ti preoccupare, sorella, c'è un uomo in casa! Solo un paio di minuti e le porte si chiuderanno di nuovo. Un inconveniente, come tutti gli uomini. Il fratellino è molto distratto e naturalmente dimentica di rimuovere i chiodi. La cara sorella se ne accorge calpestandoli. Da dove arrivano questi? È uno scherzo di mio fratello. Ah, mi vendicherò! Prendi chiodi e palloncini. Gonfia i palloncini e prendi il nastro adesivo. Fissa dei pezzi di nastro al muro. Attacca i palloncini. Segna 3 punti sulla porta alla stessa altezza dei palloncini e attacca i chiodi. Lascia la stanza chiudendo la porta. Aspetta che arrivi il fratello. Apre la porta e fa scoppiare 3 palloncini. È terrorizzato! Cos'era quel rumore? Qualcuno ha sparato! Ricorderà lo scherzo per molto tempo. Tua sorella ha preso l'abitudine di usare il tuo rasoio? Pensavi che non me ne sarei accorto? Ti sbagli! Per questa idea prendi capelli finti e un rasoio. Applica la colla a caldo sulla copertura in plastica. Fissa i capelli finti. Che rasoio peloso! Rimuovi il cappuccio peloso e vedi che sotto c'è un nuovissimo rasoio pulito. Ma tua sorella non deve saperlo. Riponi il rasoio sul lavandino. Ecco tua sorella!
Ma cos'è questo brutto pelo sul rasoio? Non riesco nemmeno a toccarlo! Ora comprerà sicuramente il suo rasoio e lascerà stare il tuo! È l'ora dello scherzo! Siedi vicino a tuo fratello con un enorme pacchetto di patatine! Il fratello prova le patatine e la sua espressione cambia! Un incendio sta divampando in bocca! Dammi un po' d'acqua! Ma purtroppo il bicchiere è vuoto! Prendi due pacchetti di patatine di diverse dimensioni. Aprili con cura! Versa alcune patatine nel sacchetto grande e un po' di peperoncino nel sacchetto piccolo. Prendi le forbici e il nastro biadesivo. Fissa una striscia di nastro nella confezione grande e incolla il sacchetto con il peperoncino. Il risultato è un sacchetto con doppio fondo. Per arrivare alle patatine devi solo spostare la tasca laterale. Mentre il bicchiere di mio fratello è ancora mezzo pieno, il mio è già vuoto. Le cose buone finiscono sempre troppo presto. Distraiamo il fratello e rubiamo il succo dal suo bicchiere. Una cannuccia di plastica ti aiuterà. Inserisci la cannuccia e tappala. Grazie alla pressione il succo sale all'interno e poi lo trasferisci nel tuo bicchiere. Se tuo fratello si distrae per più tempo, potrebbe non bere affatto. E questo lo scoraggia. Dai, un bicchiere vuoto non è per forza segno di pessimismo. E non guardarmi così! Non so dove sia il tuo succo! È da molto che non vedo mio fratello così triste. Con questi brutti voti può dire addio al cellulare nuovo che gli era stato promesso. Con un piccolo trucco potresti mostrare un altro quaderno a tua madre. Scambia il tuo quaderno con bei voti con quello di tuo fratello. Stampa l'immagine della copertina e prendi una cartelletta trasparente. Fissa sul quaderno un'immagine di supereroi. Sembra esattamente il quaderno di tuo fratello, ma all'interno ci sono voti eccellenti. Scambia il quaderno. Nascondi quello con i brutti voti. Bene, mostrami il voto. Caspita, ottimo lavoro! Yuppie, riceverò un nuovo telefono! Ma non dirlo a nessuno! Adesso mi farò un bel pisolino. Ma se tuo fratello ha deciso di giocare ai videogame, puoi dire addio al tuo pisolo. C'è così tanto rumore, ma riesci a parlare al telefono! Sei fuori di testa! Non hai visto che sto cercando di dormire? Se non puoi scendere a compromessi con tuo fratello, prova questo trucco. Realizza tappi per le orecchie per dolci sogni. Prendi dei dischetti di cotone e pezzi di cellophane. Strappa un dischetto a metà. Crea un cono. Avvolgi il cotone con l'involucro di plastica. Legalo con un elastico. Crea un tappo per l'altro orecchio. Inserisci i tappi per le orecchie e sdraiati! Ora sì che tutto tace! Il tuo casino non mi disturba più! E ora avrai bisogno di verdure fresche e un coltello. Taglia le verdure a strisce lunghe e sottili. Stampa una scatola per patatine fritte. Piegala. Incolla a caldo i bordi. Riempi la scatola con le strisce colorate di verdure. Ecco pronta una porzione di patatine! Offri le patatine colorate a tuo fratello. Come a tutti gli adolescenti non gli piacciono le verdure, ma la confezione colorata risveglia l'appetito. Le verdure fresche sono interessanti. Inoltre sono più sane delle patatine fritte. Mia sorella sogna di andare nella soleggiata Spagna, ma per comunicare devi imparare lo spagnolo. Muchacho, corrida, sombrero... Amigo, smettila di borbottare sottovoce. Non vedi che memorizzare le parole non funzionerà? Ecco come imparare una nuova lingua. Entra nelle impostazioni del telefono e cambia la lingua in spagnolo. Ora puoi immergerti nel mondo dello spagnolo e memorizzare facilmente parole e frasi frequenti. Sì, sì! È esattamente ciò di cui ho bisogno! E nel prossimo trucco prendi due magliette bianche e della vernice per tessuti. Disegna un palloncino blu con un pennello sottile. Aggiungi un lungo musetto giallo. Disegna un cane dal cartone animato Cat Dog. Colora la bocca che ride. Dipingi un occhio con vernice nera, ricalca i bordi di nero. Disegna un cartello con una freccia che punta verso il gatto. Aggiungi alcuni punti colorati sulla maglietta. Bene, la sorella è un cane, allora il fratello è un gatto! E insieme sono un cane gatto! Non importa quanto litighino, i fratelli sono una vera squadra e sono sempre uniti! Ti sono piaciute le nostre idee? Scrivi nei commenti se hai un fratello o una sorella e come passi il tempo con loro. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere le idee più interessanti di Trum Trum!